Ciao a tutti, Junior Dos Santos. Dunque, proviamo a vedere un attimo l'evoluzione di questo globo, no? Perché insomma, ho fatto una raccolta un po' di mappe, dalle prime, dalle più antiche, per vedere come c'è stata questa forzatura di mettere un globo in questo piano. Chi non sa, vi spiego un attimo, questa è una mappa che è stata trovata almeno un secolo fa, che però si descrive, cioè ci descrive come una mappa millenaria, cioè almeno storicamente si parla di una mappa di oltre il millennio, in cui appunto rappresenta molto bene, molto molto bene Sud America, America, insomma la perfezione anche nei dettagli. Qui abbiamo appunto questo cerchio, questa barriera che la possiamo chiamare come l'Antartide, e attorno altre terre, altre, insomma. Poi, ovviamente, più avanti indagheremo anche approfonditamente su queste altre civiltà e questa barriera che ci protegge. Comunque, quindi abbiamo queste descrizioni già antiche, abbiamo questa mappa che è successiva a questa mappa bellissima di De Virga, in cui appunto è una terra piatta, ragazzi. C'è la prima mappa più antica delle prime mappe del mondo globale, sono piatte, sono una terra piatta. Incluso addirittura qua abbiamo incluso addirittura l'Australia, che il globo l'ha scoperto dopo il 770, per dire, no? Invece il mondo delle mappe antiche conoscevano già, cioè almeno quello a livello di terra piatta, conosceva già l'Australia e conosceva anche le Americhe. Ok? Quindi proseguiamo con il nostro discorso. Poi c'è questa mappa di Gerardus Mercator, geografo e cartografo belga, che ha elaborato appunto questa mappa dell'Artico, ok? Del nord del 1569 tramite navigazioni. Ok? Ora, cominciamo a vedere come si trasforma questo in globo. Dunque, partiamo dalle prime mappe registrate, no? Mappa del mondo, la prima mappa fatta per Abraham Hotel, il creatore della prima mappa Atlas moderno. Vediamo che sono incluse le quattro isolette del nord, okay? Che ovviamente sono molto più piccole, ma ovviamente rappresentando nel modello globale non funziona. Okay. Per il momento non hanno ancora diviso il biscotto. Okay. Per il momento non hanno ancora diviso il biscotto, ma come potete notare, è una trasformazione di mappe antiche su un terreno piatto verso un globo. E come potete notare, l'Antartide è enorme in confronto a questo. Okay. Perché ovviamente è la parte esterna. Qua un aggiornamento di questa mappa, come potete notare, Sud America qua hanno aggiunto un pezzo dell'Antartide, l'hanno messo in Sud America e qua alla fine l'hanno tolto. Ce n'è da notare che il modello, le prime mappe del globo, come potete notare, non c'è ancora l'Antartide. Scusate, tornato. L'Australia, non abbiamo ancora l'Australia. Nel 1592, quando invece una mappa modello terra piatta di De Virga 1411-15, abbiamo già l'Australia e abbiamo i quattro isolotti a nord, che sarebbe il centro. Ok, andiamo a vedere l'evoluzione ancora di queste mappe. Dunque, questa mappa XVI secolo, anche okay, basata su seguendo la mappa dei Mercatori. Infatti, come vedete qua ci sono ancora i quattro terre del centro della Terra. In Sud America c'è ancora questo pezzo qua che non so da dove l'hanno preso, perché qua hanno messo lo stretto di Magellano, ma lo stretto di Magellano non è la divisione con l'Antartide, è il Capo Horn. Infatti qua c'è Terra del Fuoco che fa parte ancora della Patagonia. Quindi come potete vedere, il modello globale è un sacco di errori, sempre, sempre errori. Quindi andiamo avanti con l'evoluzione delle mappe. Ok, la prima edizione di Orientis Finaeus. Ok, ho utilizzato un usuale
impressione dark, non dark, perché inizia a oscurare, lo scuro inizia a oscurare. Però ha mantenuto ancora qua, le mie quattro isolotte belle, belle, belle. E qua abbiamo la rappresentazione dell'Antartide, ovviamente, con la forzatura del globo. E ve lo farò vedere dopo. Infatti qua, non so di che anno è questa mappa, sì, 1531, era già dopo, sì, la scoperta del Capo Horn. Quindi hanno, ecco, perché secondo me l'hanno diminuito, mi hanno detto, oh cavolo, abbiamo pensato che fosse l'Antartide, ma invece era la Patagonia, invece no. No, hanno sbagliato sì e come. Ecco, tutto qua. Andiamo avanti in questa evoluzione. Ecco, prima proiezione di ruscelli. La prima doppia emisfera del mondo, ok, del 1554, basata sul... Mavriga Stalde del 1548, ma come potete notare, cioè, ha preso una mappa sbagliata di nuovo, perché ha messo Terra del Fuoco in Antartide, ha messo lo Stretto di Magellano come divisione, invece non è, è Capo Horn. Non abbiamo ancora l'Australia, anche perché questa è Guinea, quindi... però come vedete, prendendo l'oro, le mappe antiche che sono attorno, e cosa succede qua? Che l'Antartide sale perché deve chiudere, perché questi sono dati di navigazione, quindi i calcoli sono lì e si forza verso il globo. Ok, andiamo avanti con l'evoluzione di questo globo. Ok, sempre una mappa decorativa di doppio emisfero basata sulla mappa del Mercatore. Quindi Mercatore ha tenuto ancora Terra del Fuoco e come potete notare l'Antartide va a chiudere. Ok ragazzi, va a chiudere. Questa è una forzatura. Stanno cercando di adattare il globo. Andiamo avanti. Ora questa mappa qua è interessante anche, ecco, ho messo anche il prezzo così mi ricordavo. Potete trovare questa mappa qua in vendita, originale, cioè l'originale, ecco perché non potete dire che queste mappe sono tutte in vendita, ok? E questa è la cifra più bassa che ho trovato, perché alcune mappe lì si parlano di $12,000, $15,000, e sono pezzi originali, quindi niente fatto da disegni grafici, computer, grafica e cose varie, ok? Parliamo un po' qua. Ok, queste sono le proiezioni dei due poli, dei due emisferi, no? Polo nord, polo sud. Ora, quello che trovo interessante in questo polo sud è appunto, a parte il fatto che l'Antartide occupa addirittura la parte esterna, e anche perché qua c'è, interessante, viaggio del Captain Cook nel 1773. Ok, quindi andiamo a 1773 in questo viaggio di Cook. C'è tutto qua, guardate, tutto tracciato, non solo il suo ma anche di Phipps. Ok, dunque, allora, nel modello della Terra palla, la circonferenza della Terra, come lo metto così, la circonferenza della Terra è di 40.075 km circa. L'Antartide è un continente di ghiaccio che copre il fondo della pala a 78 gradi di latitudine sud fino a 90 ed è quindi non più di 19.000 km di circonferenza. Tuttavia, molti pionieri dell'esplorazione, compresi Captain Cook, che voglio parlare di lui, che ha fatto il viaggio più lungo, nei loro tentativi di circumnavigazione impiegarono dai circa dai 3-4 anni e misurarono oltre 96.000 km. Cioè dovrei fare il giro in due terre, ma al centro, ok? Non in basso. Quindi come fa l'Antartide ad avere una circonferenza superiore alla circonferenza della Terra stessa? Dunque, proseguiamo. Ecco, ad esempio, vi do
subito da qua, no? Prendere la terra piatta, ok? Guardate com'è ben definita, trasformarla in un globo dal centro, ok? Trasformarla dal centro in un globo è facile, cioè dal nord, che per me, concezione terra piatta, il nord è il centro, Antartide è il bordo esterno, quindi rovesciare, mettere l'Antartide al centro non è fattibile. Guardate, questa è la classica proiezione che conosciamo ed è quella che si percepisce anche se la trasformi in globo. Invece, se l'Antartide fosse al centro e la trasformassi in piatta, non sarebbe possibile. Sono due proiezioni equidistanti del sistema globo. Ora, su questa mappa, appunto, c'è la descrizione qua in giallo, il viaggio di Cook. Ogni volta che lui cercava di attraversare il polo sud, pom, 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 sì, trovava questa barriera. E questo giro è di 60.000 miglia, cioè pari a 96.560 km circa, virgola qualcosa. Ok, però proseguiamo con l'evoluzione delle mappe, no? Ho trovato questa mappa interessante, che è una mappa non di quest'anno, ma sta rappresentando una annata, l'anno della morte di Charles V. Perché si sa bene, i francesi fanno parte dell'inganno globale. Massoneria francese fa parte pienamente al copertura globale. E quello che ho trovato interessante è questo qua, che non sono falle della stampa, perché come notate è perfetta. Queste sono rappresentazioni, ma trovo strano queste rappresentazioni nuvolesche, come se fossi parti scure in cui non si può andare a vedere. Ci siamo capiti? Come se fosse un messaggio. Ora, come vedete, questo è il biscotto, no? Spaccato. Se lo mettete insieme, questa oscurità diventa il cerchio attorno alla Terra. Ok, l'ultima chicca per finire il video in breve tempo, anche perché io dedico solo per le mappe antiche, cercare di capire quella forzatura che ci sono già mappe antecedenti alla Terra, globo, e il globo ho cercato di adattarsi al modello vecchio con enormi falle, enormi difetti. Concludiamo con questo. Dunque, dove siamo? Oh, Google Earth. Dunque, parte che appunto aspetta, devo tornare indietro, ragazzi, mi scusate, scusatemi perché non mi ricordo quando hanno tolto le terre di sopra, che qua si trovano oscurate. Qua non è descritto, qua non è descritto e qua non è descritto nella prima mappa. Vediamo qua, infatti, ed infatti, la prima mappa globo e hanno eliminato i quattro continenti centrali del polo nord. Ok, e qua abbiamo oscurato. Va bene, e qua vediamo solo acqua, anche se c'è una falla qua da qualche parte, che io non mi ricordo dove, in cui si vede una striscia di congiunzione, no? Che ovviamente questo è un puzzle di immagini, in cui si vede che hanno connesso male e si vedono nuvole e terre. Eccola qua. Mentre loro rappresentano il mare, qua sotto ci sono terre e nuvole. Torniamo a noi. Dunque, la Terra gira, giusto? Boh,
me no. Tutti i dati confermano che no. Ah, no, non saranno queste le isolette cosa hanno fatto diventare. No, un'altra piccola chicca per voi. Vedete questi 360 gradi? Sono delle immagini che danno una proiezione a 360 gradi, che però tu lo devi impostare, ovviamente, la sua posizione fissa su un'area, insomma, con delle coordinate, perché altrimenti cosa succede? Perché la Terra è ferma. Ma se io la giro, facciamo girare, centrifuga sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte. Boom, dai. Quelli che non hanno legato le cinture sono finiti al bordo. Com'è che funziona questa cosa? Io centrifugo o mi finisce all'equatore o schizza via. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, questo è un difetto, ovviamente, però è un difetto strano, perché siccome vanno tutto verso il bordo e non va niente verso, cioè, concezione globo, se io giro, cioè, dove vanno, perché vanno a finire ai bordi? Io penso, a livello di programmatore, perché va a finire ai limiti, no? E come mai sono tutte qua? Queste non sono foto del polo sud, ok? Sono foto fatte da persone in giro per la Terra che non hanno impostato, penso io, perché non ho indagato sul problema, che hanno impostato queste immagini, no? E non, a livello di geolocalizzazioni sono finiti tutti al polo sud, cioè al bordo. Perché non penso che questo sia al polo sud, o, come dico io, al bordo. Bene, per il momento è tutto, buona vita a tutti.